Quindi, diciamo così, incentrare il nostro ragionamento solo su un asterisco lo trovo un pochino riduttivo. In realtà l'obiettivo di questo nostro ragionamento è informare o meno il consumatore, e l'asterisco è un richiamo, sul tipo di processo che il prodotto, l'ingrediente utilizzato nel menù ha subito. Ma tutto questo ci porta a dover dibattere sulla qualità intrinseca del prodotto che è stato trattato, sul fatto cioè se le nuove tecnologie ci mettono in condizione di garantire la continuità della qualità della materia prima, prima e dopo il congelamento. E credo che chi meglio del dottor Pelloni dell'Electrolux può darci una risposta a questi interrogativi. Assolutamente, come diceva l'avvocato, negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. Il concetto di abbattitore, abbattimento di temperatura è stato portato, se vogliamo, nel piccolo. Prima era una tecnologia prettamente industriale, oggi esistono delle tecnologie diverse, nuove, per cui anche il ristoratore può avere nel proprio ristorante con un'apparecchiatura di dimensioni piccole, parlo piccole per darvi un'idea delle dimensioni di un forno. Normalmente il ristoratore ha un forno 5, 6, 10 teglie, esistono delle apparecchiature, cosiddette abbattitori, che sono più o meno delle stesse dimensioni e con le stesse caratteristiche di capienza. Queste apparecchiature cosa fanno? Congelano l'alimento in maniera molto rapida per mantenere la qualità. Ovvero il discorso principale di inserire un asterisco oppure un richiamo del prodotto che ha subito questo trattamento è quello di dire al consumatore guarda, stai attento, questa cosa qua c'è l'asterisco, forse non è una cosa tanto buona. Al giorno d'oggi le cose sono ben diverse. Avere un'apparecchiatura come quelle che produciamo noi vuol dire avere una macchina che è in grado di congelare talmente velocemente che poi quando il prodotto viene riportato in temperatura o cucinato mantiene ancora le caratteristiche tecniche e organolettiche. Questo come succede? Sarà brevissimo. Gli alimenti si congelano perché contengono acqua. Se un alimento viene congelato in maniera molto rapida, l'acqua che c'è all'interno viene microcristallizzata, per cui l'alimento non subisce degli stress perché l'acqua contenuta all'interno non aumenta di volume e non rompe la struttura. Per cui nella maggior parte degli alimenti, quando subiscono questo processo, poi ritornano a temperatura di frigorifero o a temperatura di consumo e rimangono ancora perfettamente freschi, senza che rilascino liquidi o sali minerali, per cui l'alimento si degrada, degenera e così via. Questo vale, come ho detto, nella maggior parte degli alimenti. Se prendiamo un alimento, una fragola, un ciambo di seta, una verdura, dove abbiamo il 90-95% di acqua presente, delle alterazioni ci sono, anche se vengono congelati con degli abbattitori, come quelli che produciamo o come quelli che ci sono in commercio, che lavorano addirittura con temperatura intorno ai 40-42 gradi al di sotto dello zero. Per cui oggi la tecnologia è fruibile da tutti i ristoratori che possono acquistare un'apparecchiatura di un certo livello e possono garantire al proprio cliente un livello qualitativo di un prodotto che viene trattato con questo sistema, che può essere, dopo lo faremo vedere, il pesce, perché abbiamo una normativa, ma questa normativa non mi pregiudica la qualità. Se per l'Anisac devo congelare un prodotto per almeno 24 ore a meno 20 gradi, comunque dopo, nel momento in cui gli ho fatto questo trattamento, un prodotto d'altissima qualità, non un prodotto scadente diverso da quello fresco. Idem per altre tipologie di prodotti, che può essere lo sformato di verdura, piuttosto che alcune verdure precotte o cotte, non cotte totalmente, o qualsiasi altra tipologia, per cui in un certo senso può far comodo lavorare con questa tecnica in modo tale che il cuoco non è stressato al momento del servizio e riesce a selezionare meglio le proprie materie prime, perché è meglio trattare subito la materia prima fresca
e lavorarla e poi portarla a bassa temperatura, piuttosto che farla diventare vecchia nel frigorifero, come si diceva prima, e poi lavorarla. A questo punto la materia prima degenera e tra virgolette in teoria serve un prodotto fresco senza asterisco, in pratica serve un prodotto di qualità inferiore. Sarò banalissimo, è meglio che prendo la mia cassa di zucchine, le lavoro tutte, le tratto, faccio lo sformatino, faccio qualsiasi altra preparazione, la porto a bassa temperatura con questa tecnologia congelandola in maniera molto veloce, piuttosto che lasciarle una settimana nel frigorifero che diventano mollicce e poi dopo le lavoro e le do fresche. Il prodotto di qualità l'ho dato prima perché ho lavorato il prodotto fresco. Tempo fa, quando vendavamo gli abbattitori di temperatura, era una certa titubanza perché noi dicevamo: quando arriva il prodotto fresco lo lavori subito, poi lo congeli con questa apparecchiatura e poi puoi servirlo fresco al tuo cliente. Mi si diceva sempre: ma come? Il prodotto fresco no, lo servo subito, e semmai è quello che mi avanza che congelo. Ed è forse questo l'inghippo generale anche del consumatore. Il consumatore a volte pensa che il prodotto congelato è di seconda categoria perché lui è abituato a congelare le cose che gli avanzano. E comunque ultimamente i ristoratori stanno molto attenti a questa cosa, ma effettivamente quando negli anni 80 i freezer sono stati di larga diffusione c'era un po' questo cattivo lavoro metodo, proprio perché il congelato, considerandolo un prodotto di seconda categoria, congelo quello che è avanzato. Ora è proprio completamente il contrario. Congelo il prodotto fresco, ottengo il prodotto fresco e servo il prodotto fresco. Poi anche noi consigliamo ai nostri clienti di segnalare, poi bisognerà vedere se è meglio mettere l'asterisco, se è meglio mettere una frase. Noi diciamo, per esigenze di elaborazione di garanzia igienica, alcuni nostri prodotti o tutti i nostri sottoprodotti hanno subito un trattamento di temperatura a meno 20 gradi. Bisognerebbe trovare qualche norma, perché parlavo con un ristoratore e mi dice: sì, io lo metto l'asterisco, non ho paura a mettere l'asterisco perché sono sicuro che lavoro bene, però come faccio a distinguermi io e come fa il consumatore a distinguere la mia professionalità da quello, perdonate, non perché ce lo so, perché voglio fare delle differenze, con un bar che propone un prodotto industriale surgelato. Il bar che prodotto il prodotto industriale surgelato mette un asterisco e serve il prodotto di pasta piuttosto che il prodotto di riso. Il ristoratore che invece ha una certa professionalità e il prodotto lo fa da sé, seleziona la materia prima, deve mettere lo stesso asterisco. Per cui alcuni ristoratori mi dicono che bisognerebbe poter distinguere questa cosa, noi che produciamo, noi che facciamo, sì, utilizziamo lo stesso trattamento ma sono due cose diverse. Il prodotto industriale può avere dei conservanti o può essere fatto in maniera molto diversa da quella che fa normalmente un ristoratore, e sarebbe bello potersi distinguere. Da parte nostra come impegno è fornire sempre delle apparecchiature di altissima qualità, renderle più piccole possibile per entrare veramente in tutti i ristoranti, e in grado di consumare poco e di funzionare molto bene. Adesso lo so. Grazie dottor Belloni, lei ha fornito a mio giudizio dei preziosi elementi con cui continuare a divanare la questione prima di arrivare a trovare una linea di conclusione all'obiettivo di questa tavola rotonda. E naturalmente nel sviluppare il suo ragionamento lei ha calcato fortemente la mano sul fatto che le nuove tecnologie e le nuove attrezzature forniscono un prodotto del tutto ineccepibile, con caratteristiche quasi sovrapponibili, se non addirittura sovrapponibili, a quelle del prodotto fresco. Non è per sfiducia, ma lei non ha nulla in contrario se io chiedo un giudizio sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto al professor Simonetti, in maniera da farvi tranquillizzare sulla reale efficacia di quello che lei stava raccontando. Lei che ne pensa del suo sistema? Grazie dell'invito. Sicuramente il dottor Belloni ha un scenario molto interessante, difficile forse da gestire. Io mi rifaccio più ai prodotti surgelati di tipo industriale. Dal punto di vista nutrizionale sono sicuramente dei prodotti
ottimi, non hanno nulla da non perdono nulla nel confronto col prodotto fresco. Dobbiamo tener conto che nell'organizzazione del servizio di ristorazione in Italia ormai si fa fatica ad avere dei prodotti realmente freschi, quindi il prodotto frequentemente commercializzato come prodotto fresco è un prodotto che ha 2 settimane, 1, 2, 3 settimane di vita in condizioni magari non ottimali. Quindi abbiamo dei prodotti freschi che hanno perso delle buone quantità, delle significative quantità di vitamine, per esempio di vitamina C, che è l'elemento più instabile dei nostri prodotti alimentari, tanto che viene considerato il marker per valutare la qualità del prodotto. Il prodotto surgelato è un prodotto che a corretta maturazione può essere surgelato immediatamente, e l'applicazione del freddo è una delle poche tecniche nel campo della conservazione degli alimenti che non determina delle perdite significative. Tutti gli altri trattamenti sono in un qualche modo dannosi e quindi riducono il contenuto di nutrienti, in particolar modo di vitamine. Per quanto riguarda invece la surgelazione, un po' meno la congelazione, non ci sono questi problemi. Quindi sicuramente è una tecnica molto positiva. Non vedo il perché si debba indicare che un prodotto è stato precedentemente congelato, anzi probabilmente non viene indicato per tutti i tipi di prodotti, perché si fa largo uso di altri prodotti di origine vegetale che subiscono lo stesso processo di surgelazione e congelamento e nessuno si preoccupa di doverlo indicare. Forniscono una serie di valori aggiunti, non si butta via nulla, il prodotto è già pronto per il consumo, mondato, tagliato, nel caso del pesce subisce l'eviscerazione, decapitazione eccetera, quindi un prodotto pronto all'uso. A differenza di tante altre tecniche dove ci sono delle perdite di nutrienti, qui non ne vedo di concrete. Ecco, poi magari vi dico qualche cosa se c'è tempo sul prodotto non il crudo congelato, ma le formulazioni precucinate, dove ci sono altri aspetti che potrebbero essere trattati.